numerosi. Niente, io sono consigliere, sono l'unico consigliere a casa nuova, in quanto candidato sindaco. Abbiamo avuto una percentuale dell'8, quindi un solo seggio è scattato a me. Ecco. Niente, io per quanto riguarda il mio comune, per quanto riguarda l'attività comunale, ovviamente rendiconterò tutto quello che ci sarà nel comune e porterò fuori tutto quello che accade nella macchina comunale, perché è giusto che voi sappiate, è giusto che io penso che come me lo facciano anche tutti gli altri candidati a sindaco, come i consiglieri regionali, come loro chiedevano il vostro aiuto proprio per avere tutte le intelligenze e tutte le competenze necessarie per portare avanti quelli che sono i programmi regionali e comunali. Io, tant'è vero che per portare avanti i punti del programma, o quantomeno per avere più forza da parte dei cittadini, andremo per tutto il territorio casalnovese chiedendo proprio ai cittadini quali sono le priorità da portare avanti nel Consiglio Comunale, quali sono le vostre richieste, attraverso un semplice questionario, portandolo negozio per negozio, casa per casa. In questo modo io non farò altro che apostolare quello che è il movimento, sì, perché io sono consigliere e sono unico, ma come me tutti quelli che sono saliti qua sopra, al massimo due ne sono diventati, in alcuni comuni quattro. Io quello che voglio chiedervi, è vero sì che stiamo diventando un numero, ne siamo tanti e mi fa piacere di questa cosa, però non possiamo sempre cantarcela e suonarcela fra di noi, dovete apostolare quello che è il movimento, quello che fa, perché gli altri partiti fanno questo, cercano consensi in un modo subito e quant'altro. Noi lo facciamo diversamente, noi lo facciamo portando avanti, facendo capire quali sono i consensi, quali sono le vittorie che ha il movimento e quello che vuole fare, sia in Parlamento che in Regione e quant'altro. Chiudo. Grazie. Chiudo. Niente, io voglio dire solo questo. Leggevo prima leggevo prima un post che aveva fatto De Luca, che entrando in Regione ha trovato una macchina, un'automobile blu, la quale è destinata giustamente al suo uso, che venderà e passerà a un'auto utilitaria. Io a questo punto farei la domanda a De Luca: caro De Luca, che non sei neanche il presidente, perché non prendi mezzi pubblici, anzi, e perché non ti avvii un'ora prima e magari prendi la Vesuviana? Perché non prendi i mezzi pubblici dove sono pieni zeppi di persone che non riescono ad andare avanti nella loro quotidianità? Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Cristian. Federico De Matteis, San Nicola la strada. Salve a tutti, sono Federico De Matteis, San Nicola la strada, che è un paese vicino a Caserta. Grazie a tutti per essere qui e io porto qua la mia esperienza sono candidato sindaco non eletto, unico consigliere comunale. Le comunali sono durissime, le comunali sono veramente durissime, è una battaglia che si fa casa per casa, spesso viene fraintesa. Il consigliere precedente diceva di voti di scambio, cose di questo tipo, io dico anche un'altra cosa. Nei comuni, soprattutto sopra i 15.000 abitanti come il mio, le liste, si fanno diverse liste collegate e in ogni lista collegata si mettono centinaia di parenti. Quindi se noi cerchiamo di combattere la nostra battaglia come movimento solo su questo punto di vista, io credo che sarà sempre veramente molto difficile, perché il parente alla fine vota il parente nei piccoli centri. Allora noi dobbiamo distruggere questo tipo di mentalità. Noi dobbiamo far vedere effettivamente col lavoro quotidiano di tutti i giorni, soprattutto noi, che è una grandissima responsabilità di essere entrati, è quello di dimostrare con i fatti che un cittadino libero e svincolato nelle istituzioni ti crea un maggiore vantaggio di quello che ti può creare un parente. Cioè io voto mio fratello perché mi dà una mano. No, tu voti un cittadino che entra nelle istituzioni perché fa il bene comune e migliora lo stato di tutti. Se riusciamo a far passare questo criterio, forse riusciremo a vincere in maniera molto più consistente. Quello che vi dico è... E quello che faremo, il nostro lavoro, adesso sono entrati diversi amici nei consigli e vi chiedo a voi, ma a tutti, di darci una mano. Cioè noi siamo dei punti, delle telecamere all'interno di un consiglio e delle commissioni, però...
è un mare enorme quello che ci troviamo davanti, di atti amministrativi, di leggi, di uffici, di opposizioni da parte dei dirigenti. È uno spaccato su un mondo che forse non avete idea, non avete mai visto, e che noi dobbiamo impegnarci a farvi vedere. Federico, ti invito. Ti chiedo scusa e vi ringrazio, e comunque ce la metteremo tutta. Ciao. Allora, in chiusura c'è Leopoldo Esposito di Mariglianello. Bella, ragazzi, scusate. Mariglianello. Lo so, purtroppo sono del profondo sud della Campania. Buonasera a tutti. Mariglianella, sono anche io unico consigliere eletto, ma non sono da solo. Per fortuna ho una squadra di amici, di attivisti che si stanno adoperando formando dei gruppi di lavoro. Abbiamo creato in effetti un governo ombra che, oltre a essere critico rispetto a controllare sul sito del comune i delibere e i termini che ogni giorno vengono pubblicate, allo stesso tempo sta redigendo proposte che in effetti fanno parte del nostro programma redatto in campagna elettorale insieme ai cittadini dal nome Fuori dall'Ordinario. Io sono l'unico presente, ma già vi posso dire che in Consiglio Comunale io l'ho svolto con la chat aperta di WhatsApp con loro, perché attendevo anche da loro suggerimenti, perché sentivo addosso la responsabilità non soltanto del gruppo degli attivisti, ma anche di tutti i cittadini. Abbiamo presentato interrogazione comunale per modifica allo statuto, perché noi non potevamo nemmeno presenziare alle conferenze di capogruppo, così come non potevamo partecipare alle commissioni. Abbiamo ottenuto la commissione al bilancio, poi abbiamo presentato interrogazioni sull'amianto presente sul territorio, e a breve presenteremo due mozioni, una riguardante appunto la trasformazione della tassa dei rifiuti in tariffa puntuale, e l'altra invece riguardante un po' il discorso del lavoro. Il discorso che faceva prima Federico non fa una piega, insomma, qui non bisogna più votare per parentela, per conoscenza o per convenienza, ma soltanto per coscienza, altrimenti non ce ne usciremo mai più da questo percorso. E Mariglianella, come Mariano, anzi, a differenza di Mariano che non riesce a chiudere un mandato elettorale, a noi sono 30 anni che i mandati vengono tutti rispettati, e che c'è un tale legame tra il malaffare e la politica che non cadono mai dalla loro poltrona, restano sempre in piedi. Noi saremo lì a vigilare, come lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto negli anni scorsi, e stiamo cercando di coinvolgere quanti più cittadini è possibile in questo percorso, un percorso che deve essere semplice, lineare, solare soprattutto, e deve portare a scuotere le coscienze di chi ancora è assopito e drogato dai media e dalla televisione. Grazie. Allora, con Leopoldo finisce insomma la presentazione dei nuovi eletti presenti in campagna, che vanno a completare un po' quella che è la filiera politica del Movimento 5 Stelle, che a mio avviso in questo momento è una potenzialità infinita, perché ci vede partire dai piccoli comuni fino ad arrivare in Europa. Vedo nella platea anche diversi portavoce presenti in Parlamento, chiamerò così a caso alcuni di voi per qualche saluto. Il primo è Roberto Figlio, che mi guarda fisso, se vuole fare un saluto. Okay. Ci ho provato, Se c'è qualcuno di voi che vuole portare un saluto agli attivisti presenti, è un piacere avervi sul palco. E ciao Roberto. Lo facciamo da qua, tanto si sente lo stesso. Allora, questa è una riunione regionale, quindi ottimo che ci stiamo parlando tra di noi anche con i portavoce. E anche stamattina abbiamo fatto una bella riunione, perché ci siamo scambiati molte informazioni su ciò che loro stanno facendo all'interno delle istituzioni e dei comuni, ed è molto importante. Però vorrei riportare un attimo il punto, anche secondo me un po' al senso della riunione di oggi, ovvero io credo che dobbiamo riuscire a fare un'operazione che è molto importante in Campania, perché il vite tra l'essere un movimento liquido, orizzontale, e l'essere poi un partito è una cosa molto complicata, non sempre ci riusciamo al meglio. Siccome il confine è labile, dobbiamo sempre riuscire a riportarci, secondo me, da un lato, che penso almeno essere quello buono. E per farlo dobbiamo provare in tutti i modi sul territorio a fare una cosa, a cercare di svincolare la partecipazione, l'attivismo per il bene comune, dalle liste e dalle candidature. No. Cioè oggi noi facciamo, senza applausi davvero, cioè io dico che se oggi a noi interessa
e alle persone che conosciamo, alle persone che partecipano, il bene comune, uno può anche dare un pezzo della sua vita dal luogo in cui si trova. Magari siamo fortunati, c'è qualcuno che ama il proprio lavoro, però vuole anche occuparsi della società. E occuparsi della società non significa candidarsi in una lista per forza. È una cosa che si può fare, di cui tutti hanno il diritto, ma l'importante è riuscire a creare quell'idea che la partecipazione aiuta a stare meglio tutti quanti, che potrebbe arrivare a un punto in cui le liste non c'è neanche più bisogno di farle, perché partecipiamo tutti alla vita collettiva della società, che alla fine riusciremo a vivere meglio direttamente, senza bisogno poi per forza di candidarci. Allora, il cambiamento è reale se riusciamo un po' a cambiare la nostra prospettiva, la nostra mente, usando un altro tipo di pensiero, e allora usando anche un altro tipo di partecipazione, che non deve essere finalizzata a, ma deve essere, secondo me, orientata a vivere meglio. E questa è la potenza dei comuni. Anche tutti voi, non c'è dubbio che dovete e dobbiamo aiutare i portavoci che sono all'interno del comune, però ci sono tanti modi anche di aiutarli, quindi mettendo esclusivamente a disposizione la propria competenza, anche controllandoli in tutti i modi per cercare di capire se stanno sbagliando o meno, se rispettano ciò che avevano detto, se tutti noi rispettiamo ciò che avevamo detto in campagna elettorale, perché a volte è difficile sviare, è difficile perdersi in questo percorso nel mare di atti, di legge, e anche un po' di dove tutti quanti abbiamo un ego, perché ci esponiamo, ci sono sempre telecamere, ci sono sempre fotografie, televisioni. Allora dobbiamo riuscire a rimanere sull'asse che ci siamo sempre detti, ci siamo sempre raccontati, e per farlo bisogna partecipare in forma laica, perché pensiamo che sia bello farlo, perché se io sono in grado a casa di fare una bella ricetta che voglio condividere con le altre persone, perché penso che quella metodologia di lavoro sia una metodologia che fa stare prima di tutto bene noi stessi, allora le candidature, il resto è un'altra, non ci interessano per forza. Cioè, le candidature e le liste sono una via che può essere utile in una strada che però è molto più grande e molto più lungimirante. Per questo quando io cerco di, sempre vado da qualche parte, magari cerco di parlare di cambiamento culturale, perché lì, cioè, se noi possiamo fare tutte le leggi del mondo, ma come si dice, trovata fatta la legge, trovato l'inganno, e in questo paese è sempre così, è l'inganno, è la cultura del paese, se noi siamo in queste condizioni, è un po' colpa anche nostra, di tutti noi, non è che poi tutti si devono sentire esenti o fuori da questa colpa, siamo insieme che siamo arrivati anche in questo pantano, e insieme ne possiamo uscire, ne stiamo uscendo, con la partecipazione e la cultura nuova sui territori e con delle liste che cercano di portare quella partecipazione all'interno delle istituzioni. Ma non perdiamo mai questi due modelli e questi due binari, perché se rimane solo uno avremo assolutamente perso. Mentre se rimarrà l'altro, che quello è la partecipazione, la voglia di condividere, la voglia di comunità, la voglia di solidarietà, allora secondo me abbiamo vinto. Se rimarrà solo l'altro, abbiamo perso. Quindi è questo quello che vorrei trasferire in questa riunione regionale, ed è questo che io vorrei che facessimo poi tutti in Campania e sui nostri territori. E faccio gli auguri a tutti i portavoci eletti che faranno un percorso straordinario. Grazie Roberto, soprattutto perché 4 minuti e 57 secondi, precisissimo. C'è da quest'altra parte Salvatore Micillo che mi diceva anche lui di voler fare un saluto. Buonasera, grazie. Sono di Giugliano, provincia di Napoli. Scusate, mi sai dire dove sta San Marco dei Cavoti? Torroncini. No, la prima cosa che mi viene da dire oggi è che siamo finalmente ovunque. Siamo nei comuni, siamo nelle regioni, siamo in Parlamento europeo, e prendiamoci da questo momento di gioia infinita, perché vedendo adesso parlare Roberto, quando siamo partiti 5 anni fa e prendemmo l'1%, godiamoci questo grande applauso di questi 7 magnifici consiglieri regionali che ci sapranno rappresentare nel migliore dei modi. Iniziamo con i meetup, che ancora oggi sono lo strumento portante della nostra cultura.
che Roberto mi piace sempre quando lo sottolinea, la cultura è quella che crediamo di portare ogni giorno nei nostri gesti, nei nostri passi, nelle nostre proposte di legge, le nostre interrogazioni che sono per il momento un passo fondamentale che, lo dico soprattutto a loro, dovranno fare per capire molte bonifiche, molti investimenti che farà la Regione Campania, dove andranno e quali aziende che le hanno portate lì, quelle persone, non loro, gli altri, capiremo esattamente dove andrà la Regione Campania. Io sono un po' invidioso di loro perché vorrei capire esattamente chi ha gestito per tanti anni il nostro territorio, come l'ha fatto, in che modo ci ha portato ad essere quello che oggi siamo. Vorrei capire esattamente molte cose e credo che sarò io il primo a fare fiato sul collo a loro per capire esattamente chi ha distrutto la nostra terra. Esattamente capire molte dinamiche che fino a questo momento non c'erano possibile far arrivare. Perché per molte volte noi alla Regione Campania abbiamo bussato ma nessuno mai ci ha aperto. Perché dalla Regione Campania noi da lì siamo partiti, da lì abbiamo iniziato con i meetup a far arrivare alla politica intera i nostri piani alternativi che sono sempre tornati al mittente. Da lì è partito tutto, da lì è partita la grande rivoluzione culturale che credo che con questi sette, magnifici sette, fatevi guardare che siete bellissimi, sarà quel passo che serve a noi per maturare, serve a noi per maturare. Io faccio un ultimo appello e spero che sia quello che più prendete con voi, meno polemiche, meno contrasti sui territori, spesso sento c'è cioè, il secondo, il terzo, il quarto meetup soltanto perché io vedo una virgola diversa dalla tua. Qua adesso dobbiamo fare un processo di maturazione, quella maturazione che ci porterà finalmente a governare l'Italia. Grazie. E invito Mariano Peluso, primo portavoce campano, non mi chiedete dove, però mi ha detto di Napoli, quindi cerco un attimo di essere quantomeno come showgirl. Sono stato eletto a San Marco dei Cavoti, hanno dei torroncini eccezionali, non so perché sono salito, voglio stare pure giù, però mi metto, voglio toccare i consiglieri regionali che sono bellissimi. Il mio saluto, 4 anni e mezzo nelle istituzioni nel comune di Napoli, anche lì diciamo alla stregua del 2010 dell'1%, credo che abbiamo preso il 2,5%. Nel 2011 sono stato eletto solo io alla quinta municipalità di Napoli e ho fatto, diciamo, quello che sono i primi passi dei ragazzi che avete sentito poco fa, la difficoltà di capire come funzionavano i vari meccanismi all'interno di un'istituzione. E all'inizio sali con un'ansia incredibile, ma che ci faccio? Poi piano piano cominci a capire come funzionano le commissioni, che lì si portano i temi in consiglio, che si mettono all'ordine del giorno e questi temi devono essere votati e ovviamente con il voto di tutti, quindi lì dove siamo un solo o due o tre, il problema è parlare tanto e cercare che questi temi nostri vengano poi votati dagli altri e diventano delibere, delibere che poi vengono attuate sui territori. Questa è la difficoltà in questo momento quando ci si è pochi. Ovviamente Rosa non ne avrà di questi problemi. Rosa è il nostro primo sindaco che abbiamo in Campania nel comune di Quarto, con 15 consiglieri, una giunta 5 stelle e noi ci auguriamo fortemente che Rosa faccia molto bene, perché la responsabilità di Rosa ricadrà su tutti noi, come per tutti, come per i parlamentari, come per loro, che i primi loro passi saranno molto difficili e quindi avranno questa grande responsabilità. Quindi l'esperienza c'è ed è a disposizione di tutti, regionali e comunali. Abbiamo già fatto un incontro tra tutti i consiglieri comunali della Campania dove abbiamo dato delle prime indicazioni di come ci si deve muovere e quindi ci auguriamo tanto. Volevo soltanto dire una cosa su Benevento, perché occupandoci di sanità a Napoli abbiamo ritirato presso il Ministero della Sanità i dati dell'incidenza tumorale dal 2002 al 2013. Abbiamo tutta la situazione dei tumori in Italia.
E quando abbiamo fatto questo lavoro sulla Campania e l'abbiamo divisa per province e abbiamo fatto lavoro in percentuale, cioè numero di casi fratto numero di abitanti, quindi un lavoro di percentuali, voi vi chiederete, tra le province della Campania, qual è la provincia che ha più incidenza tumorale? Casaluna. Perché giocate in casa, dire Benevento. Benevento. Benevento è la provincia nella quale l'incidenza tumorale è la più alta in Campania. Questa cosa la scoprimo verso settembre scorso, perché i dati li avevamo in estate, quindi li abbiamo elaborati e tutto quanto, e manco a farlo apposta, ad ottobre uscì la notizia che nella zona del Sannio scoprirono tutti quei fusti che venivano dall'Inghilterra che stavano sotto a un campo di arancei, di agrumi che ci stavano. Quindi su questa terra, che non ci sono eletti, gli attivisti devono essere ancora più attivi. Bisogna andare a capire che è successo su questa terra e perché ci sono questi dati che sono allarmanti. Questo è un dato che dice che c'è un inquinamento ambientale. Quindi buon lavoro a Benevento, buon lavoro ai regionali, buon lavoro ai comunali, e l'esperienza di tutti è a vostra disposizione. Grazie. Grazie.